c'è finalmente un nuovo video. Torno con un video, come avete letto nel titolo, con un whatabout. Whatabout, facciamo due chiacchiere su un'azienda in particolare. Quest'oggi sarà sull'azienda Arco Cosmetici. Ho avuto l'opportunità e il piacere di collaborare con loro. Mi hanno mandato, come avete visto sicuramente nella foto all'inizio di questo video, una trentina di campioncini, e vi parlerò nello specifico delle tre creme che ho provato io. Qualcuna mi è piaciuta di più, qualcuna mi è piaciuta di meno. Vi parlerò un po' più nel dettaglio anche dell'azienda. Allora, facciamo una intro di questa azienda. Arco Cosmetici è un'azienda italiana, nasce a Bergamo nel 1980 come laboratorio specializzato nella produzione di cere epilatorie e di cosmetici di alta qualità. I cosmetici che ho avuto modo di provare io sono tre creme, non hanno un inci totalmente verde. La linea che ho provato io di Arco Cosmetici è Verde Oasi, quindi Arco Cosmetici con tale linea vanta una presenza sul mercato da 15 anni con dei risultati molto positivi, in quanto il riscontro di allergie è pari a zero. Andiamo quindi nel dettaglio. Quella che mi è piaciuta come resa di più è questo qui, un gel anticellulite con peperoncino rosso e caffeina, un active anticellulite gel. Poi vi farò un close up dell'inci del prodotto e anche da vicino. Questo era di un campioncino di 10 ml. Come ho detto all'inizio del video, sono stati gentilissimi, ho ricevuto una trentina di campioncini e li ho usati praticamente quasi tutti. Credo di aver lasciato fuori uno o due campioncini per farvi vedere la consistenza del prodotto. Dicevo, questo gel anticellulite ha quindi proprio una consistenza in gel, si stende in maniera molto semplice e ho riscontrato degli effetti positivi. È ovvio, la cellulite non va via, però ho trovato la pelle molto più soda, rassodata, e vi dirò di più, qualche piccola smagliatura che ahimè tutte noi donne abbiamo, si è un po' più appianata, anzi è andata come questo gel è andato come a riempire la grana della pelle e ad affinare un pochettino le smagliature, quelle piccole smagliature che avevo. Quindi mossa questa crema, però una pecca. La pecca è il profumo, davvero a parer mio molto sgradevole. Un profumo, non lo so, sa sì di peperoncino, quindi l'ho trovato molto sgradevole, però devo dire che il prodotto in sé per sé è molto valido. Il secondo campioncino, sempre da 10 ml, è questa crema idrosaten, crema idratazione profonda con collagene e serum marine. Assicura, qui c'è scritto, assicura idratazione in profondità e svolge azione fortemente rivitalizzante, l'effetto velluto immediato e la pelle idratata più a lungo. Allora, questa anche mi è piaciuta e il profumo è molto delicato. Sì, ha una nota salina, un retrogusto salino all'interno, ma mi è piaciuta tantissimo. L'unica cosa, ho dovuto riapplicarla una seconda volta sulle mie gambe, ma probabilmente è un problema mio perché ho la pelle molto secca sulle gambe, però mi è piaciuta tantissimo. Ad ogni modo, io di questi prodotti che vi sto parlando vi lascerò giù nell'info box il link dell'azienda Arco Cosmetici, così potrete vedere stesso voi i prezzi della full size. Quindi questa idrosaten mi è piaciuta tantissimo, non come l'altra per il profumo, questo è molto più delicato, quindi sì, consiglio anche questa. Per ultimo mi hanno mandato questa crema super idratante giorno con elastina e collagene marini, speciale per pelli ultra secche e disidratate, che è questa qui. Vi mostro anche gli ingredienti. Qui c'è scritto: un elisir di ingredienti preziosi che rendono questa crema ricca e nutriente, con una performance idratante di lunga durata. Grazie alla presenza del filtro solare, questa specialità protegge dai raggi UVA e UVB. La pelle rimane idratata e protetta per l'intera giornata. Mi è piaciuta tanto. Io l'ho utilizzata come base per il trucco, ho trovato la pelle molto più elastica, non so spiegarvi bene la sensazione, però molto più elastica, mi è piaciuta molto, e vi dirò, io l'ho utilizzata anche come crema mani, mi è piaciuta. Questo ha un profumo, è il più delicato delle tre creme che ho provato, forse anche quello che preferisco
di più. Mi è piaciuta veramente tanto. In linea generale promuovo questa linea perché non è totalmente bio con in sheet tutti verdi, però mi è piaciuta, appunto io non ho riscontrato allergie, mi sono piaciute tutte e tre le creme, l'unica nota dolente è solo il profumo del gel anticellulite, ma voglio dire, passabile, se il prodotto è valido e buono, non fa nulla, è un profumo che comunque poi tende a svanire, non è che l'avete su tutta la giornata. Quindi promuovo questi tre prodottini che mi hanno mandato, ecco ve li faccio rivedere, io li ho finiti, però ovviamente vi faccio vedere nel dettaglio tutti e tre i campioncini. Come avrete potuto leggere dagli inci, non sono totalmente verdi, e l'ho già ripetuto più volte, però io posso dire di non essermi trovata male, insomma, quindi sì, ve li consiglio, soprattutto per chi non è attenta all'incio, si sta convertendo adesso al bio, può iniziare a provare questi prodotti che sono un po' una via di mezzo. E niente ragazze, questo è tutto. Questo quindi era tutto. Vi ho fatto vedere il gel anticellulite dalla texture molto leggera e gelatinosa, una crema leggerissima idrosaten e una crema un po' più corposa ma che rende elastica la pelle e dà il profumo più piacevole degli altri, che è la crema da giorno che ho usato come base per il trucco. Ringrazio ancora l'azienda Arco Cosmetici, vi lascerò giù nell'info box, mi raccomando, il link del sito dove potete vedere la linea verde Oasi, che è quella che ho provato io. Spero di avervi tenuto compagnia, mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi va, seguitemi anche su Instagram se vi va, magari fatemi sapere se avete provato anche voi gli stessi prodotti, se mi consigliate qualche altro prodotto sempre di questa linea, così farò un po' di shopping online. E spero di avervi tenuto compagnia e se vi va ci rivediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!